Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e lascia un like. Oltre alla versione popolare della storia del pifferaio magico, ci sono anche teorie e interpretazioni più profonde. Alcuni studiosi credono che la storia potrebbe avere radici storiche reali, come ad esempio una migrazione di bambini dalla città causata da un evento catastrofico o da una carestia. Altri interpretano il pifferaio come una figura simbolica della morte, che porta via i bambini come conseguenza della peste che ha colpito la città. Le poesie di Goethe e Browning hanno contribuito a dare un tono più poetico e oscuro alla storia, enfatizzando il tema della vendetta e della tragedia. Questo ha reso il racconto del pifferaio magico ancora più intrigante e intrigante per le generazioni successive. Amelin stessa si è abbracciata alla storia del pifferaio magico, utilizzandola come parte della sua identità e del suo fascino turistico. Nelle strade della città si possono trovare statue e riferimenti al famoso suonatore di pipa, e ogni anno si tiene una festa in suo onore. In definitiva, la storia del pifferaio magico è diventata parte integrante del folklore e della cultura tedesca, mescolando realtà storica con elementi fantastici e oscuri per creare un racconto che continua a incantare e spaventare in egual misura. In un antico villaggio isolato tra le montagne, circondato da una fitta foresta, viveva un abitante solitario e misterioso noto come il pifferaio magico. Nessuno sapeva da dove provenisse o qual era la sua vera natura, ma tutti temevano le sue magie. Una notte, mentre il villaggio dormiva tranquillo, si udì il suono di un flauto malinconico che risuonava attraverso le case. Gli abitanti si svegliarono di soprassalto, confusi e spaventati da quel suono sinistro proveniente dai boschi. Il pifferaio magico si era introdotto nel villaggio, attratto dalla luce della luna piena e con l'intenzione di portare via i bambini. Il suo flauto ipnotico li aveva incantati e li aveva guidati fuori dalle loro case, seguendolo senza dar retta alle urla disperate dei genitori. I genitori, terrorizzati, riuscirono a inseguire il pifferaio magico fino al cuore della foresta, ma la trovarono solo un'enorme caverna buia e sinistra. Nessuna traccia dei loro bambini, solo il suono lontano del flauto che risuonava nelle profondità. Da quel giorno in poi, il villaggio fu maledetto dalla presenza del pifferaio magico. Ogni notte si udivano i lamenti e le grida dei bambini scomparsi che tornavano a perseguitare gli abitanti. Il pifferaio magico era diventato il custode delle anime perdute, intrappolate per l'eternità nella sua trappola musicale. Nessuno osava più accostarsi alla foresta, temendo di diventare la prossima vittima del suo terribile incantesimo. E così il pifferaio magico continuava a suonare il suo flauto malinconico, attirando le anime disperate verso di sé, mentre il villaggio viveva nel terrore di quelle oscure e misteriose presenze che ancora vagavano tra le case abbandonate. C'era una volta in un piccolo villaggio isolato ai margini della foresta, dove si diceva che abitasse un misterioso uomo con un pifferaio magico. Nessuno sapeva molto su di lui, ma si raccontava che fosse in grado di incantare chiunque con la sua musica. Un giorno, una strana epidemia di topi iniziò a diffondersi nel villaggio. I topi sembravano essere più grandi del solito e erano incredibilmente aggressivi, attaccando chiunque osasse avvicinarsi troppo a loro. Gli abitanti erano terrorizzati e chiesero aiuto al pifferaio magico per sbarazzarsi dei topi assassini. Il pifferaio accettò la richiesta e iniziò a suonare la sua melodia magica. I topi, attratti dalla musica, uscirono dalle loro tane e cominciarono a seguirlo in fila indiana, incantati. Il pifferaio li condusse lontano dal villaggio, verso la foresta, dove scomparvero tra gli alberi. Tuttavia, quando il pifferaio tornò al villaggio in cerca di ricompensa, gli abitanti rifiutarono di pagarlo e lo cacciarono via, accusandolo di essere coinvolto nell'epidemia di topi. Il pifferaio, furioso per essere stato trattato così, decise di vendicarsi. Di notte, il pifferaio tornò al villaggio con una legione di topi ancora più grande e aggressiva di prima. I topi, guidati dal pifferaio, invasero le case degli abitanti, mordendo e uccidendo tutto ciò che incontravano sul loro cammino. Il villaggio fu sommerso dalla paura e dal terrore, mentre il pifferaio rideva malvagiamente dalla foresta. Da allora, si racconta che il villaggio sia diventato un luogo maledetto, dove i topi assassini del pifferaio magico continuano a infestare le strade deserte, pronti a attaccare chiunque si avvicini. E il suono sinistro del pifferaio magico si ode ancora di notte,
portando terrore e morte ovunque vada.